Salve bambini, è finalmente ricominciata la scuola. Ci siamo ritrovati dopo un anno particolare e quello che stiamo per affrontare è altrettanto speciale. Purtroppo siamo ancora in emergenza a causa del coronavirus. Iniziamo il programma di storia. Oggi parliamo del lavoro dello storico e dei suoi aiutanti. La storia è il lavoro dei fatti del passato. Per sapere che cosa è accaduto alle persone vissute prima di noi, serve il lavoro di un esperto, lo storico. Per ricostruire gli avvenimenti del passato, lo storico si basa sulle fonti, e cioè tracce che le donne e gli uomini vissuti prima di noi hanno lasciato nel territorio. Le fonti possono essere materiali, iconografiche, orali e scritte. Le fonti materiali sono gli oggetti usati ogni giorno, come recipienti, attrezzi da lavoro, ma anche armi, edifici e ponti. Le fonti iconografiche sono le immagini, come per esempio le incisioni sulla roccia, i dipinti e, in epoca più recente, le fotografie e i filmati. Le fonti orali sono i racconti a voce dei testimoni, cioè delle persone che hanno vissuto i fatti direttamente. Le fonti scritte sono parole, frasi e testi non solo scritti sulla carta. Per esempio, possono essere le iscrizioni sulla pietra o sulle tavolette. Per svolgere il proprio lavoro, lo storico ha bisogno della collaborazione di altri studiosi, il geologo, l'archeologo, l'antropologo e il paleontologo. Il geologo ricava informazioni dall'analisi delle rocce e del terreno. L'archeologo scava e riporta alla luce oggetti ed edifici del passato. L'antropologo studia le abitudini e i modi di vivere dei popoli antichi e moderni. Il paleontologo analizza i fossili di piante e animali. La nostra piccola lezione termina qui. Io vi saluto tutti, bambini e bambine. Alla prossima lezione. Un caro saluto dalla maestra Anna Grazia.